Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Per chi mi segue da un po' di tempo sa che sono appassionato di radiocomunicazione, chiamiamolo così, sia per quanto riguarda PMR, CB e poi essendo radioamatore tutto quello che concerne le radio. Quindi oggi sono a parlare di un progetto, tra virgolette, a livello nazionale, chiamiamolo così, per quanto riguarda le radio PMR. Ora, voi sapete che io nel 2020, se non sbaglio, ho creato un gruppo Facebook chiamato CB e PMR Toscana, dove diciamo raggrupparci tutti gli appassionati di CB e PMR per darsi diciamo un punto di riferimento sui social per quanto riguarda informazioni, insomma tutto quello che concerne i CB e i PMR. In quel gruppo abbiamo scelto come diciamo punto di ritrovo on air il canale 16 di CB e il canale 3 PMR. Questo succedeva diciamo nel lontano 2020. È un gruppo che ha preso sempre più spunto diciamo per quanto riguarda tutto quello che concerne il mondo PMR, e oggi siamo arrivati alla bellezza di più di 300 iscritti. Quindi noi quando siamo in giro abbiamo deciso di diciamo ritrovarci e provare a fare chiamata sul canale 3. Questo per dire che questo mio progetto lo hanno fatto anche naturalmente altre regioni, quindi altre regioni si sono create il suo canale, il suo gruppo, scusate, Facebook, e hanno scelto come punto di ritrovo quando sono in giro, ma non in giro solamente a fare le passeggiate, ma anche a fare magari qualche attività, hanno scelto un canale PMR per provare a contattarci, a fare QSO, cominciamo a parlare di termini un pochino tecnici, a cercare di fare qualche QSO. Naturalmente le PMR sappiamo tutti che sono radio molto limitate, perché o andiamo in altura o altrimenti la portata qua è molto limitata, però insomma avere sempre una radio dietro e cercare di fare qualche QSO con qualcuno che è vicino, insomma, è una cosa bellina da sperimentare. Quindi cosa è successo? È successo che ci siamo ritrovati, diciamo, quelli che hanno creato, vogliamo chiamarli referenti, vogliamo chiamarli ideatori, non lo so, quelli che hanno creato questi gruppi Facebook, ci siamo trovati tutti insieme e abbiamo deciso, o almeno scelto, di dire perché non facciamo un progetto, fra virgolette, a livello nazionale, nel senso di darci tutti un punto di riferimento quando siamo in giro di un canale. E così abbiamo fatto, abbiamo creato una lista di canali Telegram, perché Telegram è molto più diretto rispetto a Facebook. Abbiamo creato una lista di canali Telegram e ogni canale è regionale, quindi c'è il gruppo, il canale della Toscana PMR, c'è il gruppo del Friuli PMR e così via, ragazzi. In questo gruppo di soli, che poi abbiamo creato anche un gruppo di soli diciamo referenti, abbiamo scelto come canale diciamo di chiamata nazionale, fra virgolette, ora ragazzi vi spiego cosa vuol dire, il canale 7 PMR, e poi ogni regione ha deciso di instaurare anche un secondo canale di chiamata. Allora, cosa vuol dire canale eccetera eccetera? Allora, partendo dal presupposto che i canali PMR sono di libero utilizzo e sempre resteranno di libero utilizzo, noi abbiamo scelto di ritrovarci, di darci un punto di ritrovo per fare chiamata. Quando uno per esempio è su un'altura al confine con due o tre regioni, è bellino magari se uno si prova a fare chiamata su un canale, deve sapere dove la faccio chiamata, sull'1, sul 2, sul 6, sull'8, sul 15, sul 12, dove la faccio chiamata sperando che qualcuno mi senta. E abbiamo deciso che tutte le regioni sono in ascolto sul canale 7, quindi se uno è in altura va sul canale 7, prova a chiamare, prova a fare QSO e vediamo se qualcuno ci risponde. Tutto qui, ragazzi, cioè non è che ci siamo presi un canale PMR e ce lo siamo adibito solamente a noi, assolutamente no. Abbiamo scelto come punto di riferimento il canale 7. Poi per quanto riguarda la Toscana abbiamo anche scelto un canale secondario, un canale 3, per provare a contattarci noi fra regione, diciamo così. Fermo restando, come sempre, che i canali, essendo liberi, se uno ci trova a parlare sul canale 3 di un altro, cambiamo canale, cioè non cambia assolutamente niente. È solamente per darci
un punto di riferimento. E questo, ragazzi, progetto, secondo me, è un progettino bellino, perché quando andiamo in giro con le nostre PMR, molte volte non sappiamo dove andare a fare due parole. È vero che c'è il canale 816 della rete Radiomontana, ma è un canale di emergenza, quindi non c'entra niente con il nostro progetto. Il nostro progetto è quello di parlare, poter fare QSO, poter cercare di contattare l'amico magari più lontano in cima a una vetta di un monte e vedere se con la nostra radio omologata possiamo farci due chiacchiere in condizioni di meteo magari un pochino estreme, cioè fare questa cosa qui. Quindi, ragazzi, abbiamo creato, lo trovate questa lista qua in descrizione video, questi canali Telegram, che poi ogni canale è, diciamo, gestito da una persona per quanto riguarda tutto quello che concerne un canale diciamo Telegram, e trovate comunque la lista qui sotto in descrizione video. Secondo me è un progettino bellino, perché quando uno è in giro con la radio vuol provare a contattare qualcuno, perché molto probabilmente non sentirà mai nessuno, perché essendo 16 canali trovare quello che magari uno è sintonizzato per l'ascolto è difficile, no? Deve fare la scarrellata, chiamare. Invece se sa che in Toscana ci sono due canali, il 7 nazionale e il 3 regionale, secondo me è una cosa bellina da fare. Poi noi come Toscana, come gruppo Toscano, abbiamo creato anche un logo. So che ha fatto il logo anche il Friuli Venezia Giulia, quindi poi ogni regione, diciamo, è autonoma se e si gestisce nella sua maniera. Però, insomma, darci queste linee, diciamo, guida fra noi appassionati di radio, secondo me non è una cosa fatta male. Vi lascio anche il foglio, diciamo così, il file dove ci sono tutte le regioni e i rispettivi canali, quindi comunque trovate anche tutto nel gruppo Telegram dedicato alla regione. Quindi, ragazzi, secondo me è un progettino veramente interessante, perché, ripeto, le PMR ce l'abbiamo quasi tutti dietro e spero che in questo modo molte persone si avvicinino al mondo radio, perché, come sapete, i radioamatori, e quasi tutti i radioamatori, si sono affacciati per la prima volta al mondo radio con i CB. Quindi negli anni 80-90 andavano di moda molto i CB, ora purtroppo sono un pochino passati di moda, e molti radioamatori sono radioamatori perché hanno intrapreso, diciamo, quella cosa del radiantismo tramite il CB. Ecco, noi vogliamo fare, visto che oggi le PMR sono molto più semplici da comprare, da gestire, da trovare, anche di prezzi sono molto abbordabili, e quasi tutti noi, sia camperisti che appassionati di radio, abbiamo almeno una PMR con noi, possiamo sfruttare queste radio per fare QSO, cercare di fare qualcosa quando siamo in giro, di fare qualche QSO. Quindi, secondo me, è un progettino molto interessante. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, perché ci sono altre novità, ma ve lo spiegherò in un altro video, perché diventa un progettino veramente veramente bellino. Quindi rimanete sintonizzati iscrivendovi al canale. Quindi, ragazzi, che dite? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ripeto per l'ennesima volta, per concludere, che i canali PMR sono liberi e resteranno liberi. Ci siamo dati solamente un punto di riferimento per cercare di fare due chiacchiere. Poi, se sul 7 c'è qualcuno che parla, è naturale che noi, tramite il canale Telegram, diciamo: guarda, io qui sento gente, spostiamoci sul canale 8, sul canale 2, sul canale 1. Quindi è solamente per darci un punto di riferimento. Tutto qua, non abbiamo preso le nostre le frequenze PMR, ce le siamo presi e ce le siamo tenute strette, no? Queste sono nostre, andate via da queste frequenze, assolutamente no. Ripeto, canali PMR sono e resteranno liberi, e solo per cercare di invogliare la gente a usare le PMR e cercare di fare amicizia anche in radio, e perché no, un domani prendere la patente radio e fare qualche collegamento un pochino più importante. Ragazzi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere. Ciao, ragazzi.